Come diceva Seba, vorrei non tanto darvi un'introduzione su OpenSUSE, quello che c'è dietro la distribuzione come pacchetti e quant'altro, ma vorrei illustrarvi una tematica che non è nota a tutti, ma che considerando insomma l'ambiente 42. Penso che possa essere un tema interessante per tutti voi, almeno spero. Quindi, nelle slide che poi vi lascio trovate anche qualche contatto e come diceva Seba, ora sto lavorando per SUSE e quello che faccio giornalmente è appunto lavorare in maintenance. Non solo di OpenSUSE, ma in generale di tutti gli altri anche prodotti SUSE, quindi la parte enterprise. Questa sera con me c'è anche Giko, che ormai mi accompagna da diversi anni. E, quindi spero di illustrarvi qualcosa di non esattamente noto e spero anche di incuriosirvi un po' e magari portarvi anche a contribuire a questo tipo di attività. Quindi parleremo di aggiornamenti e manutenzione, vedremo qualche strumento e cercherò anche di spiegarvi come è possibile contribuire a questo tipo di attività. Quindi, parliamo di OpenSUSE. Sapete già che cos'è OpenSUSE e quello che vorrei provare a vedere con voi è come andare a creare una distribuzione che sia una distribuzione solida. SUSE e anche la stessa OpenSUSE condividono moltissimo, non soltanto in termini di sviluppo, ma anche proprio in termini di pacchetti finali. Per chi conosce un po' più in dettaglio LIP, che è una delle distribuzioni, uno di due flavor principali di OpenSUSE, saprete anche che LIP in realtà condivide molti dei pacchetti core direttamente con Slay. Quindi, per capire come andare a realizzare una distribuzione solida, dobbiamo andare a capire che cosa si intende per maintenance. Il concetto di maintenance in SUSE c'è da non tantissimi anni, è qualcosa che è stato ideato e sviluppato dal settembre 2001 e era un concetto che semplicemente non esisteva. E come capita spesso nel mondo enterprise, si va a investire in qualcosa di nuovo, soprattutto quando c'è un'esigenza che arriva direttamente da clienti. E quindi in questo caso tutto il concetto di maintenance parte da clienti che utilizzavano mainframe S390 che stavano chiedendo un tipo di supporto differente e così si è iniziato a strutturare il concetto di maintenance. E che cos'è queste attività che vengono svolte? Che cosa sono? Beh, sono tutte quelle attività che vengono prese in carico nel momento in cui viene effettuato il nuovo rilascio di una distribuzione e poi ci si deve occupare di tutti quelli che sono gli aggiornamenti rilasciati mano a mano finché non si va a rilasciare una nuova versione della distribuzione. E a differenza di quello che si può pensare quando ci si riferisce ad un normale aggiornamento, quando si fanno aggiornamenti per maintenance si cerca sempre di andare a mantenere il sistema in una condizione stabile. Quindi la maggior parte degli aggiornamenti ricadono nella categoria sicurezza oppure nella categoria risoluzione di bug, che ovviamente insomma, parliamo di software, il software senza bug non esiste e quindi c'è la necessità di risolvere bug che vengono riscontrati durante l'utilizzo. E come vedete non sto parlando di
introduzione di nuove funzionalità. Quelle verranno poi rilasciate nel momento in cui c'è la nuova versione della distribuzione, la nuova major release della distribuzione, ma in questa fase intermedia si va solo a mettere le pezze sui problemi che vengono riscontrati e si risolvono eventuali problemi di sicurezza. Quindi i rilasci di maintenance sono dei rilasci periodici e poi in alcuni casi, come può essere il caso di clienti enterprise, ci sono addirittura dei pacchetti che vengono de dei pacchetti di supporto che vengono definiti LTSS che forniscono a loro volta una finestra di supporto che può arrivare anche a 15 anni, 20 anni, insomma, dipende un po' anche quello che è quella che è l'esigenza dell'eventuale cliente. Ovviamente stiamo parlando di software e tutti quanti ci andiamo sempre a chiedere, ma vale veramente la pena di andare ad aggiornare un sistema? E poi c'è il solito modo di pensare, di dire funziona, quindi non lo tocco, il sistemista che c'è in noi ha sempre questo terrore di aggiornare un sistema e farlo saltare per aria. Quindi funziona da tantissimi anni, perché devo andare ad aggiornarlo? Non è un sistema connesso ad internet, quindi perché mai devo andare ad applicare aggiornamenti che potrebbero creare problemi? Quindi in realtà ci sono delle problematiche che vanno in qualche modo curate, però in tutto questo sistema di maintenance ci sono anche delle sfide che quotidianamente andiamo ad affrontare. Definiamole sfide perché non è sempre così semplice andare a effettuare questo tipo di attività. Quindi una delle prime sfide da risolvere è andare a risolvere appunto un eventuale bug che è stato riscontrato senza però andare a modificare le funzionalità esistenti, perché modificando una funzionalità esistente potrei introdurre nuovi bug, nuovi problemi, o magari potrei andare semplicemente a creare complicazioni ad eventuali utenti che si basano su quella determinata funzionalità e si aspettano che il sistema risponda in un determinato modo. E ovviamente è anche importante quando si fa maintenance andare a fare backport di tutti quegli aggiornamenti, di tutti quei fix, quei bug fix che arrivano dai progetti upstream. Parliamo sempre di progetti open source. Quindi è importante mantenere la relazione con il progetto upstream per avere, in questo caso, una OpenSUSE, ma una SUSE, possiamo dire che questo concetto si applica anche ad altre distribuzioni. È importante avere un sistema che sia stabile, ma non stabile nel senso che è vecchio, sia stabile perché tutto viene mantenuto come deve essere. Al tempo stesso, l'altra sfida è cercare di stare al passo con gli aggiornamenti che arrivano dai progetti upstream e non è sempre così semplice riuscire a importare questa tipologia di aggiornamenti, di fix, senza andare a creare altre problematiche. E quindi stavo un po' introducendo il concetto, quando si lavora in maintenance la regola d'oro è non vogliamo regressioni, quindi se per risolvere un bug ne introduco altri 10 non ho fatto un gran lavoro e sicuramente qualcuno si andrà a lamentare. Per quanto riguarda i clienti enterprise, quindi di SUSE, c'è quello che viene chiamato PTF, cioè una sorta di patch temporanea che viene inviata al cliente che può testarla e verificare che effettivamente il problema venga risolto, e in attesa di un aggiornamento di maintenance ufficiale che poi viene rilasciato a tutti gli utilizzatori di quella determinata distribuzione, di quel determinato prodotto.
L'altro aspetto importante è riuscire a descrivere quello che un aggiornamento di maintenance apporta al sistema in un linguaggio che non sia eccessivamente tecnico, perché non sappiamo esattamente chi sarà la persona che andrà a ricevere la notifica di questo aggiornamento. Quindi utilizzare un linguaggio troppo tecnico rischia di lasciare l'utente finale in questo stato di confusione dove appunto non è chiaro se quell'aggiornamento sia un aggiornamento che può essere utile per quel particolare utente o se magari è un aggiornamento che può essere rimandato in un altro momento. Quindi, cercando di capire come attualmente funziona il workflow di maintenance, e questo è il workflow che viene applicato ad OpenSUSE, prima di tutto bisogna andare a vedere questo aggiornamento che arriva ai soggetti che fanno maintenance, da dove viene mantenuto. Questa è diciamo, la terminologia che andiamo ad utilizzare. Quindi dobbiamo fare una distinzione fondamentale e andare a capire se questo pacchetto arriva direttamente da SLI o se è un pacchetto che sta solo ed esclusivamente in LEAP Tumbleweed e quindi solo nella parte OpenSUSE. Se è un pacchetto che sta solo in OpenSUSE, possiamo procedere un po' più rapidamente. Se invece è un pacchetto che viene ereditato da SLI, perché come vi dicevo prima, SLI SUSE Linux Enterprise e LEAP condividono un core di pacchetti, ma in realtà questi pacchetti poi possono arrivare direttamente, possono essere anche riutilizzati. Comunque, se questi pacchetti arrivano da SLI, dobbiamo fare in modo che questi aggiornamenti non vadano a creare problemi ai prodotti di SLI e quindi si vanno a fare ulteriori controlli. Il primo controllo che andiamo ad effettuare è su chi sta effettivamente inviando l'aggiornamento. Quindi il controllo è chi invia l'aggiornamento, è il maintainer di quel pacchetto. Sembrerà banale, ma una delle regole d'oro è rilasciare un aggiornamento soltanto se il maintainer di quel pacchetto l'ha effettivamente validato e assicura che dal suo punto di vista tutto funzioni a dovere. Normalmente il pacchetto viene direttamente inviato, l'aggiornamento viene inviato dal maintainer del pacchetto, però può capitare, parliamo di un progetto open source, quindi potrebbe essere che qualcuno utilizzando il prodotto, il software o quello che è, scopra un bug e vada ad inviare un aggiornamento. Quindi controlliamo se chi sta inviando questo aggiornamento è il maintainer. Se non è il maintainer, chiediamo al maintainer di controllare, di verificare e di mettere la prima bollinatura. Nel momento in cui c'è la bollinatura o se l'aggiornamento arriva direttamente dal maintainer, si vanno a fare tutta una serie di test su questo aggiornamento, andando a verificare che l'aggiornamento vada effettivamente a risolvere il problema, quindi il bug per cui era stato inviato, e se quel tipo di aggiornamento lascia il sistema in una condizione stabile, quindi non porta regressioni al sistema esistente o all'insieme di prodotti che creano il sistema personalizzato per l'utente o per il cliente che sia. Quindi, se è tutto in regola, la richiesta viene accettata e viene inviata al gruppo di QA. Quindi c'è un gruppo differente che valuta inizialmente l'aggiornamento che viene inviato. Se questo gruppo di persone, e questo è il team in cui lavoro, dà l'ok, okay,
L'aggiornamento viene inviato al team che si occupa della quality assurance e nel momento in cui il team di quality assurance dà l'ok, l'aggiornamento viene rinviato ulteriormente per un altro passaggio al team iniziale che controlla i risultati dei test e alla fine decide se effettivamente questo aggiornamento ha tutti i requisiti che deve avere un aggiornamento di maintenance. Quindi, come vedete, il processo non è esattamente lo sviluppatore fa il suo bel fix, preme il bottone magico e puff, l'aggiornamento finisce nella distribuzione. Ci sono una serie di passaggi intermedi che effettivamente vanno considerati e vanno sempre non tralasciati. Se i test non vanno come devono, questo aggiornamento viene rimandato ancora indietro a chi lo ha inviato, il maintainer o l'altro sviluppatore che ha inviato la proposta d'aggiornamento, e questi step vengono ripetuti finché non si arriva a una soluzione finale che effettivamente risponde ai requisiti di un aggiornamento di maintenance. Lo schema poi prosegue, è un pochino più articolato, sto cercando di semplificarvelo un po', ma la parte di test è un mix di test automatici e anche di test manuali. Per quanto riguarda i test automatici, voglio poi parlarvi del prodotto che viene utilizzato per fare questa tipologia di test, perché è un prodotto veramente interessante. E comunque, tornando allo schema, quindi se tutto è a posto, l'aggiornamento viene inviato ad una sorta di repository di test nel momento in cui finisce in questo repository di test, passano alcuni giorni in cui vengono effettuati appunto test automatici e così via, e poi alla fine questo aggiornamento viene rilasciato, questo è il termine che utilizziamo, la richiesta viene accettata, l'aggiornamento viene rilasciato e quindi vi trovate il simpatico pop-up all'interno del vostro gestore degli aggiornamenti che vi dice che c'è un aggiornamento per un pacchetto che avevate già installato. E questa è un po' l'affascinante mondo dei maintenance update. Nella slide trovate anche il riferimento al link nel wiki di OpenSUSE, dove a parte lo schema, quindi il workflow che vi ho descritto, trovate anche il dettaglio di come poter contribuire a questo team, perché non è per forza necessario essere appunto dipendenti di SUSE per poter lavorare in maintenance. Bisogna avere qualche conoscenza di pacchettizzazione, saper mettere un po' le mani su OBS, quindi sono conoscenze tecniche, ma non è assolutamente necessario essere un dipendente di SUSE per poter contribuire alla maintenance della distribuzione. E quindi dicevamo, ci sono dei requisiti. I cambiamenti che vengono introdotti quando si fa maintenance devono essere dei cambiamenti minimali. Andiamo sempre a limitare l'introduzione di nuove funzionalità perché quelle vengono inserite nella nuova major release. Stiamo facendo maintenance, non rilasciamo costantemente una nuova versione della distribuzione. Quindi, per evitare regressioni, si vanno anche a limitare gli aggiornamenti di versione dei pacchetti. Aggiornamenti di versione intendo major version del pacchetto stesso. Quindi ci possono essere degli avanzamenti di versione, ma non della versione principale. Vengono effettuati dei test, dei regression test sugli aggiornamenti e normalmente, in particolar modo quando parliamo di maintenance update per SUSE, ma in generale è un processo che si segue anche per OpenSUSE, l'aggiornamento viene considerato come buono, come valido, solo se si riesce a compilare questo aggiornamento su tutte le architetture che sono supportate per quella distribuzione.
Quindi o funziona su tutte o l'aggiornamento non esce. OpenQA è il prodotto di cui vi, il framework di cui vi stavo parlando prima durante la descrizione del workflow. Se sviluppate codice, sviluppate applicativi anche un pochino più corposi o comunque siete incuriositi e volete approfondire la tematica dei test automatici, date veramente un'occhiata al framework. Nelle slide trovate anche il link a un webinar che c'è stato ieri su OpenQA, è in inglese, ma vi assicuro che sono 2 ore veramente ben spese. E quindi OpenQA è un framework di test. Ok, potete testare il completo sistema operativo, potete testare un singolo applicativo, un singolo software, potete fare test di console, ma anche di interfacce grafiche. E potete anche andare a eseguire dei test simulando l'interazione che un utente potrebbe avere con quel determinato applicativo. Quindi potete inviare i soliti segnali di tastiera o mouse, quindi l'interazione vera e propria, potete diciamo leggere quello che è l'output dello schermo, perché avete quelli che sono i risultati attesi che vengono confrontati con le varie schermate dell'applicativo passo passo in base a quello che avete descritto nei vostri test, e quindi viene effettuata una comparazione di quello che è l'output reale con quelli che sono i risultati attesi descritti nel test. E questa tipologia di test si applica anche alla lettura, alla validazione di output da console, quindi di script. E questo framework, ovviamente, è un framework open source, è utilizzato da OpenSUSE, ma è anche utilizzato da Fedora, e ci sono anche tanti altri. Se non sbaglio, mi sembra che lo stia utilizzando, che ci sia qualcosa anche per Debian, ma non vorrei dire castronerie. Sicuramente Fedora, perché ci sono attività svolte insieme all'altro lato, quindi non il lato verde della luna, ma col lato rosso Red Hat o blu Fedora. E è veramente un prodotto potente. Per darvi l'idea di che cosa avete a disposizione, allora, questa è una schermata, spero si veda abbastanza bene, è una schermata dove trovate tutta la lista dei vari test. Quando è verde, verde ci piace, il test è passato. Diciamo che questa è una sorta di batteria di test, in particolar modo quella che trovate nella schermata è il set di test per l'installazione della distribuzione. Quindi ci sono tutti i vari step che l'utente segue nel momento in cui fa partire l'installazione. Quindi verde è tutto a posto, e quando cliccate su uno di quei riquadri avete il dettaglio, potete vedere esattamente che cosa sta accadendo e che cosa andiamo a testare. In questo caso era l'avvio di Grub per la LIP, il nuovo rilascio, quindi la versione 15.2, e era la live di KDE. Quindi avete la possibilità direttamente di vedere che cosa accade con quella particolare versione che state andando a testare. OpenQA vi fornisce anche poi la ISO completa del test che state andando ad eseguire, con tutti i risultati, con tutti i log, tutti belli classificati, riordinati, quindi anche facili da ritrovare. E dovreste riuscire a vederlo nella schermata. Nel dettaglio del singolo test trovate anche l'iconcina per aprire direttamente un bug. In questo caso vi apre un bug nel bugzilla di OpenSUSE, o potete anche andare a segnalare o ad aggiungere commenti direttamente sul test di OpenQA, ma direttamente dall'interfaccia, quindi non avete bisogno di passare da una finestra all'altra, cliccate direttamente, vi si apre Bugzilla e create il vostro bug con tutti i riferimenti che vi servono.
servono. Quindi, date un'occhiata ad OpenQA, i test sono tutti disponibili su GitHub, quindi potete anche andare a crearne di nuovi o magari a creare i test per il vostro particolare prodotto che state andando a sviluppare. E parliamo di sviluppo. Prima parlavamo di test, OBS, in questo caso OpenSUSE Build Service, ma in generale Open Build Service, è il prodotto, lo strumento che viene utilizzato per compilare tutti i pacchetti che OpenSUSE, ma anche SUSE, vi mette a disposizione. Potete creare immagini per i container, quindi non è soltanto il modo classico, diciamo vecchio stile, di pacchettizzare per le distribuzioni. Ovviamente abbiamo anche il supporto per qualcosa di moderno come i container, che vanno comunque tanto di moda ultimamente. E OBS è molto interessante, ancora una volta, soprattutto se siete degli sviluppatori, perché vi permette di pacchettizzare il vostro prodotto, il vostro software che state andando a sviluppare, o magari il software che utilizzate e che volete migliorare aggiungendo funzionalità o correggendo bug o quant'altro. Il vero vantaggio è che tramite OBS potete, invece di compilare il locale sulla vostra macchina, potete anche direttamente utilizzare l'infrastruttura, in questo caso di OpenSUSE, e compilare i vostri pacchetti e controllare che tutto funzioni anche su architetture che non avete a disposizione. Quindi non vi mettete a cross-compilare sulla vostra macchina, ma date direttamente tutto in pasto ad OBS, che farà le sue magie. Altro vantaggio: OBS vi crea i repository, quindi create il vostro software, lo pacchettizzate, ovviamente deve essere software legale, che non ha dentro cose stravaganti, che hanno licenze strane o peggio ancora materiale illegale. Però vi dicevo, al termine della compilazione vi mette a disposizione anche il repository, che poi potete andare ad utilizzare direttamente nella vostra distribuzione con due click avete il pacchetto che vi siete compilati e che OBS vi mette a disposizione. E questa è un po' la stessa cosa che fa anche il gruppo, il GeekOS Italia, quindi il gruppo italiano di OpenSUSE. Hanno creato ad esempio un repository con una serie di pacchetti, una numerosa serie di pacchetti, e invece di andare ad installare tanti altri repository per prendere i pacchetti che normalmente si vanno ad aggiungere alla distribuzione, potete, se vi interessa, aggiungere direttamente quel repository da GeekOS Italia e avere a disposizione tutti gli altri software già pronti, già pacchettizzati. E anche in questo caso stiamo ancora parlando, ancora una volta, di un progetto completamente open source, quindi volendo, se non volete utilizzare direttamente l'OBS messo a disposizione dall'infrastruttura di OpenSUSE, potete anche avere la vostra versione in locale di OBS. Ovviamente vi serve la potenza di calcolo per poter avere compilazioni in parallelo e quant'altro, però è anche possibile istanziare la vostra versione locale di OBS. E dovrei stare più o meno nei 20 minuti, quindi lista di link, e ovviamente se ci sono curiosità, domande, fate pure, e altrimenti vi ringrazio per la pazienza e vi saluto anche Kiko. Intanto grazie, vediamo se ci sono delle domande veloci che potete fare come al solito nella chat interna oppure nel gruppo Telegram, oppure togliendo il mute e facendo direttamente in videoconferenza. Beh, allora c'è la classica domanda di Max, che dice: come si pronuncia SUSE? Ok, allora da italiana dirò sempre SUSE,
Però sì, in effetti nel canale YouTube di Suse trovate anche un video è una canzone che vi spiega in modo accurato come andarla a pronunciare. E ovviamente è un Suse un po' più americano, quindi suona un po' tipo Susa, ma onestamente proprio no, non mi esce. Per noi italiani resta Suse con la E finale bella marcata. Ecco, quindi siamo tolti questa curiosità. Enrico dice complimenti, Chiara è brava, quindi complimenti. E Grazie. vediamo se ci sono altre domande. Beh, una nota ce l'ho io, insomma, vedete, quando si installa una distribuzione Linux, dietro c'è un sacco di lavoro, quindi spesso arriva alla fine, si vede il risultato finale, però non si rende conto di tutto quello che c'è dietro. E Marina un po' stasera ce l'ha fatto intravedere, se non altro. Sicuramente il contributo degli utenti è fondamentale. Ora, prima vi stavo un po' parlando di OpenQA, OBS e quant'altro, ma in realtà la cosa più importante è il feedback di chi utilizza la distribuzione. Quindi quando trovate un bug, perdete un po' di tempo, dedicate un po' di tempo ad aprire un report su Bugzilla, perché quella è la scintilla che poi fa partire tutto l'ingranaggio. Ci sono i vari test e quant'altro, ma spesso l'operazione stravagante dell'utente che fa cose, sappiamo benissimo che è la cosa fondamentale. Quindi anche quello è un modo molto importante di contribuire. Bene, allora grazie Marina per essere stata qui con noi e aver condiviso la tua esperienza e quello che è anche parte del tuo lavoro. Grazie a voi e grazie per l'invito, è stato veramente un piacere.